Noi oggi abbiamo Serravalle SPA all'interno delle controllate del sistema regionale, quindi del SIREG, quindi noi possiamo fare le nomine. È stato nominato l'amministratore delegato da parte della vostra maggioranza, ingegner Sarmi, il dottor Sarmi. Peccato che sia un pensionato d'oro e noi sappiamo che esiste un decreto Madia recentemente approvato nello scorso anno con la circolare che dettaglia i paletti per gli incarichi ai pensionati, che prevede non che lui non possa svolgere il ruolo di amministratore delegato, bensì che lui lo debba svolgere in maniera gratuita per massimo 12 mesi. Noi invece pare perché nella sezione trasparenza non è previsto l'emolumento dell'attuale amministratore delegato e non si capisce come mai. L'unico emolumento che manca dal sito trasparenza di Serravalle SPA è proprio quello dell'amministratore delegato. Pare che lui prenda più di 200.000 euro, quando appunto non potrebbe. Allora noi crediamo che sia necessario da parte di Regione Lombardia intervenire, eventualmente chiedere appunto che questa persona lavori gratuitamente o forse, come credo sia opportuno fare, sollevarlo dall'incarico e fare una nomina di una persona nuova, perché adesso con tutti i disoccupati che abbiamo, col mondo del lavoro che evolve, non voglio credere che Regione Lombardia non riesca a trovare un amministratore delegato adeguatamente preparato per sostenere e occupare quel ruolo che non abbia cause di incompatibilità, che sia una persona onesta o che perlomeno andiamo a retribuire qualcuno che già non prende soldi pubblici con mega pensioni e quant'altro. Grazie Presidente. Grazie consigliere Buffagni. Risponde per la Giunta l'assessore Garavaglia. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. No, ringrazio anche i consiglieri per l'interrogazione perché dà la possibilità personalmente, ma a nome della Giunta, di ringraziare l'ingegner Sarmi per l'ottimo lavoro che sta facendo e che farà, perché lì c'è veramente bisogno di una persona di eccezionali doti e qualità, quale l'ingegner Sarmi, per una sfida sicuramente improba. Prima di rispondere, poi con la nota quella ufficiale, faccio quindi delle mie considerazioni molto semplici. In relazione alla domanda, cioè se l'importo ricevuto da Sarmi è corretto o meno, io devo onestamente dire che prende poco per quello che fa e dovrebbe prendere molto di più. E se è proprio grazie allo standing personale dell'ingegner Sarmi il piano di rinancio della società ha delle ottime chance di andare in porto. Questa è la vera risposta dal punto di vista sostanziale. Poi vengo a quella formale. Con l'interrogazione si chiede se l'ingegner Sarmi, amministratore delegato di Milano Serravalle Tangenziali, percepisce emolumenti per il suddetto incarico, se la Regione Lombardia ritiene corretta la percezione da parte dell'ingegner Massimo Sarmi degli emolumenti stabiliti per l'amministratore delegato della società in costanza di trattamento pensionistico. Con riferimento all'ingegner Massimo Sarmi si è potuto verificare e comunque si è appreso che l'ingegner Massimo Sarmi è stato designato quale componente del CDA della società Milano Serravalle Tangenziale SPA dalla controllante ASAM SPA, a sua volta controllata da Finlombarda SPA. Per inciso, ASAM è stata trasferita ex lege dal governo a Regione Lombardia, quindi questo è un regalino che ci è stato fatto, altrimenti era il Comune di Milano che doveva risolvere queste non semplici questioni. L'ingegner Massimo Sarmi possiede tutti i requisiti in termini di esperienza, di capacità e di risultati ottenuti nel corso della sua carriera per poter svolgere più che adeguatamente l'incarico conferito, tenuto altresì conto della sua delicatezza e complessità, ed anzi appare difficile poter rinvenire sul mercato un manager con simili esperienze, capacità e risultati ottenuti. Il compenso fisso lordo annuo omnicomprensivo riconosciuto all'ingegner Massimo Sarmi è pari ad euro 240.000. Sugli aspetti sopra indicati sono state richieste informazioni alle partecipate, non solo del sistema regionale, Finlombarda, ma anche a quelle da queste ultime controllate, ASAM SPA, al fine di conoscere e quindi poter valutare le ragioni che hanno ispirato le scelte aziendali e nonché dei suoi azionisti. Si è potuto così constatare che sono state applicate tutte le norme vigenti in materia di compensi agli amministratori di società pubbliche. Inoltre, più specificatamente, si è potuto constatare che A.
Il divieto posto dall'articolo 5,9 del decreto legislativo 95-2012, come modificato dall'articolo 6,1 del decreto Madia, non trova applicazioni nel caso di società come Mirano Serravalle, Milano Tangenziale S.p.A., controllate indirettamente da una pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo numero 165 del 2001, in quanto non è detta pubblica amministrazione a conferire la carica di amministratore nella partecipata indiretta, bensì gli organi sociali competenti in virtù dello statuto della società medesima. La circolare 6 del 2014 non può ampliare o comunque modificare la portata applicativa della suddetta norma. Per quanto possa occorrere in questa sede, si può affermare che i suddetti principi sono condivisibili non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello dell'opportunità e della scelta aziendale. Concludo facendo auguri di buon lavoro all'ingegner Sarmi. Grazie. Grazie assessore. Consigliere Buffagni, prego. Sì, grazie Presidente. Beh, mi pare che l'assessore Garavaglia si sia arrampicato sugli specchi su questa opportunità, al di là degli aspetti tecnici che nessuno ha messo in dubbio sulle qualità della persona, perché professionalmente come curricula è sostenibile, c'è il problema dell'aspetto remunerativo. Allora, nel momento in cui noi abbiamo una società di cui il 52% delle quote è in mano ASAM è al 100% di al 99% di Finlombarda, che è al 100% di Regione Lombardia. Io credo che l'assessore sia molto intelligente per capire che dire che non è sotto il controllo di Regione Lombardia è dire una falsità. Poi possiamo nasconderci dietro il fatto che la nomina avviene per scelta del Consiglio d'amministrazione, e io mi domando, ma chissà chi sceglie il Consiglio d'amministrazione? Ma io non capisco, del resto uno dei soci al 52% e fa capo proprio all'assessore Garavaglia e al presidente Maroni, ma sarà una sfortuna, probabilmente l'avranno scelto i soci di minoranza. Allora io credo che sia una risposta scorretta, perché in questo caso va applicata, e lo dice la circolare, va applicata, tant'è che, come lei ha detto, viene scelto l'emolumento da dare all'amministratore delegato, il dottor Sarmi, proprio applicando le regole del pubblico impiego, dei dirigenti pubblici. Allora, secondo io mi aspetto che voi utilizziate lo stesso approccio. Poi io capisco che con la situazione che ha la vostra maggioranza, se oggi dovesse saltare quella poltrona, state fermi altri 6 mesi per capire chi mettere, no? Del resto i problemi in Lombardia Informatica con un dirigente che non è stato un direttore generale non sostituito, lo sappiamo tutti, Lombardia e ILSPA stessa situazione, quindi io capisco che la vostra maggioranza non sia in grado di trovare un accordo. Però forse è il caso di scegliere qualcuno più bravo, qualcuno che possa ricoprire in maniera uguale quel ruolo e non continuare a difendere una posizione che secondo noi è insostenibile, perché ci vedremo costretti a rivolgerci alla Corte dei Conti per fare una cosa che noi ci auguriamo faccia entro breve, in ogni caso, la Giunta, trovando un nuovo nome. Grazie.